Buongiorno e benvenuti amici di Nova News 24. Una sfida davvero entusiasmante, quella che si è vista ieri sera. Tu sì che vale. Steo Mammucoli sfida Rudy Zerbi a braccio di ferro. Se perdo, giuro che mi travesto da donna. Queste le parole ovviamente di Teo Mammucari, ma dopo l'esibizione di forza di un concorrente era convinto di poter battere Rudy Zerbi, ma proprio Teo Mammucari fu sfidato da Rudy Zerbi a braccio di ferro, dicendo lo distruggo. Ha fatto una brutta figura. Il braccio di ferro non c'entra niente con la forza, dice Teo Mammucari, perché è stato sconfitto ben 3 volte su 3 da Rudy Zerbi. E proprio Rudy Zerbi a fine gara poi è esclamato: ora ti travesti da donna. Teo Mammucari cercava ancora di cambiare un po' le carte in tavola, dicendo che voleva fare le flessioni, voleva fare un'altra gara con le flessioni, ma Rudy Zerbi ha continuato a inveire dicendo: ora ti vesti da donna come hai promesso. Il braccio di ferro non c'entra niente con la forza, continuava a dire Teo Mammucari. Guarda che figura che mi hai fatto fare davanti a tutta Italia. Non solo il professore di canto di amici ha preteso che il collega pagasse pegno, quindi si travestisse da donna entro la fine della puntata, ma anche ovviamente tutti gli altri, Gerry Scotti e Maria De Filippi. Quindi una bella puntata di Tu sì che vales, che ha visto tantissimi talenti esibirsi davanti agli spettatori ormai lontani da quelle che sono le restrizioni, ormai lontani da quelle che sono tutti i postumi del Covid, quindi senza mascherina, hanno potuto godere di uno spettacolo veramente interessante. La prima puntata di Tu sì che vales ha avuto un buon ascolto e sicuramente i talenti ci hanno entusiasmato come i nostri ormai fedelissimi conduttori non ci hanno tradito. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate della prima puntata di Tu sì che vales. Se qualcuno ieri sera ha visto lo spettacolo, dica cosa ne pensa nei commenti. E se vi è piaciuto l'articolo, mettete sempre il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.